Siete alla fine di questo corso di semiotica, so che vi dispiace moltissimo, soprattutto perché il tempo fuori è brutto, piove, quindi ovviamente si sta bene dentro. Sono molto contento oggi perché ci viene a trovare la professoressa Simona Stano, probabilmente alcuni di voi la conoscono già, molto nota nell'Università di Torino perché è la nostra specialista e intellettuale di punta su un tema che è molto attuale e che piace moltissimo anche agli studenti, cioè il cibo. Simona Stano sa tutto sul cibo ed è un'esperta di rango internazionale. Dopo il dottorato ha vinto una prestigiosissima borsa internazionale che si chiama Marie Curie International Global Fellowship, che le permette adesso di continuare i suoi studi sia presso l'Università di Torino sia presso la New York University, quindi è appena tornato a New York dove appunto fa ricerca sul cibo, sugli hamburger soprattutto. e quindi siamo molto molto contenti di ascoltarla. Ha pubblicato già moltissimo, ci sono diversi libri sul cibo, sul cibo e la comunicazione, sulla semiotica del cibo, sulla traduzione interculturale del cibo che ha curato ha scritto in prima persona la professoressa Stano, sia in italiano che in inglese, quindi vedrete che sarà un piacere ascoltarla. Le sue presentazioni sono sempre perfette, nonostante il jet lag, perché è appena arrivata, e quindi di nuovo vi prego di ascoltarla con grande attenzione perché fa parte dell'esame che vi sarà sottoposto a breve dal professor Bruno Surace. Come sempre noi stiamo videoregistrando questa conferenza anche a vostro beneficio, quindi ci teniamo anche alla qualità dell'audio. Ringraziamo anche il dottor Federico Biggio per queste videoregistrazioni, per il montaggio, dobbiamo a lui essenzialmente se ci sono questi materiali video, e poi come sempre al professor Bruno Surace che ci ospita nel suo corso. Oggi finiremo un pochino prima perché subito dopo continuiamo con un evento molto importante per il nostro gruppo, cioè l'ultima lezione accademica da professore ordinario del nostro decano, il professor Ugo Volli, che va in pensione. Quindi, come sapete, il professore universitario, prima di andare in pensione, no? A me succederà l'anno prossimo, fanno un'ultima lezione, quindi, con la quale lasciano in eredità il loro pensiero alla comunità scientifica. Quindi finiremo intorno alle 10:30 più o meno. Quindi non prendo altro tempo, lascio la parola alla professoressa Simona Stano e vi prego come sempre di accoglierla con un breve applauso. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Massimo per l'invito e per questa presentazione che alza molto le aspettative, spero insomma di soddisfarle. Come avete sentito, appunto in questo momento sono a fare ricerca presso la New York University, sempre in collaborazione con l'Università di Torino. Il progetto su cui mi sto concentrando è Confection, Communication for Food Protection, ed è proprio a partire da questo progetto che ho pensato il mio intervento di oggi. Vi do quindi giusto un'idea di quello su cui si concentra questo progetto. Fa riferimento ai cosiddetti miti alimentari. Quindi oggi cercheremo di capire che cosa sono i miti alimentari, perché li chiamiamo in questo modo, e cercherò anche di scendere poi nel dettaglio con qualche caso di studio, vediamo se insomma riusciamo magari anche a lavorarci insieme, vediamo insomma cosa riusciamo a fare nel tempo che abbiamo a disposizione. Ho cercato di strutturare un intervento abbastanza di base, visto che il professor Surace mi ha detto che non vi siete occupati di miti, quindi chiedo scusa a coloro che per qualche motivo avessero già una formazione in questo ambito. Se vedete che sono nozioni che già possedete, me lo dite e andiamo avanti. Se no vado per grado, perché mi interessa proprio approfondire in qualche modo il discorso del mito, come avete visto dal titolo, dalle origini sino ad arrivare all'accezione in cui lo intendiamo oggi. Partiamo proprio dai miti alimentari. Credo che abbiate visto un'infinità di immagini di questo tipo. Avete il mito da una parte che vi dice che il sushi è un pasto sano, salutare,
Dall'altra parte vi viene presentata la verità. Vi viene detto che tutti i tipi di sushi e la salsa di soia contengono molte calorie. Quindi avete questa struttura. Mito, verità. Altro mito, se mangiate meno perderete peso. Quello che vi dicono essere la verità è che solo una persona che mangia 5-6 volte al giorno sarà capace di perdere peso. Questa è una realtà molto diffusa nei social media. Nello specifico il progetto di cui mi sto occupando si occupa della comunicazione digitale e dei social media. Trovate però anche un'infinità di libri, come vedete nel mezzo, che vi promette di svelare i miti. Forse ricorderete, questo so che lo avete già visto, è il quadrato della veridizione, elaborato da Greimas. Lo ricordate più o meno? Il professor Surace mi ha detto che l'avete visto insieme. Ricordate che Greimas parte da un'opposizione fondamentale, che è quella tra essere e apparire, costruisce il quadrato secondo la logica che conoscete, quindi qui abbiamo i subcontrari non apparire e non essere, e quindi arriva ad individuare quattro posizioni. Ciò che è e appare corrisponde alla verità, ciò che non appare e non è è la falsità, e poi abbiamo due casi particolari in cui abbiamo ciò che appare ma non è, qui abbiamo la menzogna o illusione, e ciò che è e non appare, che è il segreto. Qual è secondo voi la struttura di questi messaggi? Dove sta il mito? Non sento? Esatto, sta proprio qui. Il mito è qualcosa che non è, ma appare. E quindi tendiamo ad avere il mito che va in una direzione, i fatti, la verità, ciò che è e appare, che va in un'altra. Chi è in genere che ci porta a questa verità? La scienza. A partire quindi dalla grande diffusione di questi messaggi, rispetto a quello che era in qualche modo il motivo che animava gli incontri sul senso di quest'anno, mi sembrava interessante approfondire la questione dell'autorialità del mito nell'arco della storia delle culture, quindi davvero da quello che viene chiamato il mito classico sino ad oggi, per capire effettivamente se sia sempre stato così e capire come questo entri in relazione con il grande tema dell'anonimia e dell'anonimato che è al centro di questi incontri sul senso. Quindi proveremo a fare insieme questa operazione. Questa è una sorta di indice, più che indice vi ho messo qui qualche appunto perché in realtà ci muoveremo tra questi quattro punti fondamentali. Farò quindi quella che spero sarà una rapida ricostruzione del mito, cercheremo di capire che cosa si intende per mito in una prospettiva diacronica, come vi dicevo, e considerando vari ambiti disciplinari, cosa imprescindibile per uno studio adeguato del discorso mitico. Intrecceremo questo discorso all'oscillazione tra scrittura e oralità, che è fondamentale, come vedremo, per capire il mito, e qui innesteremo proprio il discorso sull'autorialità e nello specifico sulla questione dell'anonimato e dell'anonimia in relazione al mito. Spero di avere il tempo, come vi dicevo prima, di soffermarmi su almeno un caso di studio. Facciamo quell'operazione che piace tanto ai semiologi, apriamo un dizionario e cerchiamo la parola mito. Se facciamo questa operazione troviamo scritto che il termine mito deriva dal greco mutos, parola, racconto, discorso. La definizione che trovate sul dizionario Treccani è narrazione fantastica tramandata oralmente o in forma scritta con valore spesso religioso e comunque simbolico, di gesta compiute da figure divine o da antenati, esseri mitici, che per un popolo, una cultura o una civiltà costituisce una spiegazione sia di fenomeni naturali sia dell'esperienza trascendentale, il fondamento del sistema sociale o la giustificazione del significato sacrale che si attribuisce a fatti o a personaggi storici. Abbiamo una serie di elementi molto interessanti in questa definizione.
Ci viene detto innanzitutto che il mito è una storia raccontata, è una narrazione. Qual è la funzione di questa narrazione? È dare un senso a qualcosa che non si comprende, ai misteri del cosmo, della vita, di quello che ci circonda. In effetti, se andate a cercare, poi c'è un'ampia letteratura che distingue miti eziologici da miti di altro tipo proprio in base all'oggetto di questi miti. Cioè il mito che spiega l'origine della vita, dell'universo, della natura, che spiega appunto le cause dei fenomeni naturali e così via. Attenzione, perché non è una narrazione, è una narrazione fantastica. Questo elemento è molto importante. C'è in qualche modo qualcosa che ci dice che non si attiene a quella che viene chiamata realtà. E poi vedete come la questione oralità-scrittura entri in gioco da subito. Questa è una definizione attuale di mito, tenetelo bene a mente, perché ora inizieremo la nostra ricostruzione. È interessante in realtà questa definizione molto ampia, ve ne ho riportato solo un estratto. Considerare nei vari significati che vengono proposti il modo in cui viene amplificato questo fantastica che troviamo nella prima definizione. Addirittura c'è un senso per cui il mito è una rappresentazione ideale o ideologica della realtà, che è proposta in genere da un'elite intellettuale o politica, viene accolta con fede quasi mistica da un popolo o da un gruppo sociale. Addirittura desiderio o speranza ritenuti irrealizzabili, sogno, utopia. Vedete, siamo veramente ben oltre la verità. Quindi si ripropone un po' quello schemino che vi ho fatto vedere prima. Quindi più genericamente prodotto della fantasia, alterazione più o meno involontaria della realtà per opera dell'immaginazione, addirittura arrivando alla patologia. Vado velocemente su questo. È una definizione che ci aiuta a capire il modo in cui è connotato il mito oggi. Dobbiamo fare qualche operazione in più per riuscire veramente a capire come questa si sia arrivati a questa idea. Apriamo quindi un altro tipo di dizionario, nello specifico in realtà un saggio che si occupa proprio dell'evoluzione delle definizioni di mito, un saggio di André Siganot. Non so se qualcuno, mentre vi riportavo l'etimologia di mito, abbia avuto un'intuizione. Vi ho detto discorso, parola. C'è in greco un altro termine che viene generalmente utilizzato per fare riferimento al discorso e alla parola, che è logos, che avete già sentito nominare. Ecco, Siganot si concentra proprio sull'opposizione tra logos e mutos. Ci dice entrambi significano parola e discorso, ma hanno diverse connotazioni. Il logos designa la parola nata dalla riflessione, che mira a convincere. Il mutos invece rappresenta, guardate qui, la parola vera. Come intende questo vera? Non nel senso di ciò che è ponderato con giudizio, ci dice, e che si basa sull'evidenza, sulla prova, ma di ciò che viene rivelato. C'è una rivelazione di quel che è venerato, quindi questa rivelazione è sempre associata a una venerazione. Ed è proprio in virtù di questa rivelazione, di questo aspetto sacrale del mito, che il mito si distingue da qualunque altro atto di enunciazione. Un'idea molto simile la troviamo in uno degli autori di riferimento per lo studio del mito, che è Eliade, che ci dice appunto che il mito è considerato una storia sacra. Ed è per questo, ed è su questo che si basa il suo statuto di verità. Quindi, se ci pensate, abbiamo qui un'idea di verità completamente diversa da quella a cui stavamo pensando prima. E adesso la approfondiremo un po', perché è un'idea di verità con cui non siamo soliti confrontarci. Quindi,
appunto la conoscenza e la saggezza che derivano dal mito affondano le proprie radici in un universo divino e arcaico. Ed è per questo che viene accettato da tutti come una parola sacra, divina e quindi vera. Di nuovo si torna anche sul concetto di rivelazione. Il mito è qualcosa che aiuta a rivelare qualcosa che non può essere accessibile in altro modo. Questa idea di mito, lo capite bene, non va tanto d'accordo con gli esempi che vi ho fatto vedere prima. In realtà è un po' agli antipodi, se ci pensate. Lì il mito che cos'era? Era la menzogna o illusione, non era assolutamente la verità. Ecco perché in realtà quando molti autori si sono approcciati al tema del mito nella società moderna e poi contemporanea, si sono ritrovati a discutere di morte del mito. Qui vi ho riportato il riferimento a Schelling che insomma in un'opera poi pubblicata postuma dice appunto che il mito attraversa tutta la storia ed è caratterizzato da una tendenza intrinseca a perpetuarsi. Secondo Schelling e tantissimi altri autori, non ci sono epoche senza mito e non ci sono epoche capaci di cancellare del tutto i miti. I miti sono fondamentali per la cultura. Eppure ci sono due grandi tradizioni che hanno attestato la morte del mito. Da una parte il mito è stato dato per perduto. Heidegger, Otto, insomma avete qui solo una breve lista in realtà degli studiosi che in qualche modo hanno mostrato una sorta di nostalgia nei confronti del mito, dicendo che la civiltà moderna ne è rimasta orfana. Perché? Perché vi ha preferito la scienza. Qui torniamo all'opposizione di prima. Il mito va in una direzione, la scienziata che vi ho fatto vedere prima è quella che ci porta ai fatti, che ci porta alla verità. Quindi capite che qui inizia a cambiare qualcosa. In una visione ancora più condivisa, il mito è stato superato. Quindi sempre di morte del mito si parla. Sempre a causa della scienza, non c'è più però un sentimento di nostalgia per l'aver perduto questo mito, c'è invece l'idea del progresso. Il progresso scientifico ci ha permesso di arrivare a un punto tale per cui riconosciamo nel mito una forma primitiva di sapere e quindi appunto lo abbandoniamo in nome di una conoscenza più vera, più alta. E proprio di qui nasce quell'accezione che abbiamo visto, insomma che avete visto nelle copertine dei libri o che vedete nell'opposizione mito versus realtà, che porta appunto a vedere la scienza come quell'aiutante che ci permette di svelare i miti, di smitizzare la realtà. Si è arrivati a questo gradualmente, non da un punto all'altro. Ed esattamente come si è arrivati a questo, poi in realtà c'è stata un'inversione che ha portato a riconsiderare nuovamente il mito, capendo in che modo contribuisce alla scienza e alla conoscenza. Quindi, se ad esempio in Edward Barnett Tylor, che sicuramente conoscerete, perché insomma è colui che ha dato una delle definizioni più condivise di cultura, il mito è una filosofia primitiva. Secondo Tylor la filosofia primitiva era la religione e nell'ambito della religione lui colloca il mito. Questa filosofia si contrappone alla filosofia moderna. Nella filosofia moderna compare la scienza, oltre alla religione moderna, che è fatta di metafisica ed etica, il mito scompare. Il mito scompare proprio perché è controparte della scienza e quindi una volta che la scienza compare rende il mito non solo superfluo ma addirittura inaccettabile. È inaccettabile credere che il sushi sia un pasto salutare, se vogliamo riportarlo agli esempi che vi ho fatto vedere prima. Più o meno stesso pensiero l'abbiamo con Fraser, che
che insiste sull'importanza del rituale legato al mito, insomma sottolinea l'importanza di alcuni aspetti legati al discorso mitico, però sostiene sostanzialmente la medesima idea, ovvero che il mito sia una religione primitiva contrapposta alla scienza. E queste due forme sono mutualmente esclusive. Il mito è falso, la scienza è vera. Ci muoviamo sempre nell'ambito del quadrato, non ci torno ogni volta, ma provate a pensarci mentre ve ne parlo. Ancora, il pensiero primitivo viene definito prelogico, quindi il mito viene messo prima della logica, perché non coinvolge gli stessi processi di osservazione, inferenza e generalizzazione della scienza. È un diverso modo di pensare e concepire il mondo, ovviamente di nuovo ritenuto primitivo, quindi obsoleto, quindi da abbandonare una volta che entra in campo la scienza. Ve l'ho detto, c'è un'inversione a un certo punto, vi ho messo anche le date di riferimento per farvi avere un'idea degli anni in cui ci muoviamo. Il mito, secondo Malinowski, è stato sì in qualche modo separato dalla scienza, ma assolutamente non costituisce una sua controparte. Malinowski ci dice infatti che la scienza era già ben presente nelle cosiddette società primitive. In qualche modo c'erano delle nozioni, non era una scienza sviluppata come quella moderna, ma era una scienza che permetteva all'uomo di controllare degli aspetti del mondo, di saper accendere il fuoco, di saper controllare degli aspetti legati al mondo in cui viveva. Quando nasce quindi il mito? Non nasce, cioè non è nato come quello che doveva essere la scienza in passato. Lui ci dice, quando la scienza non può più spiegare determinate cose, nasce la magia. Quando la magia non è più sufficiente, nasce il mito. Lasciamo perdere la magia perché non abbiamo il tempo di approfondirlo. La cosa interessante è che il mito si pone come un tipo di conoscenza che entra in azione quando la scienza non può più fare qualcosa. Vedete che è un'idea completamente diversa da quella di prima. Idea molto simile, Claude Lévi-Strauss, che immagino abbiate sentito nominare, non in relazione a questo, ma sicuramente per altri aspetti, di nuovo torna sull'idea che mito e scienza siano entrambi operazioni logiche del pensiero. Il mito è altrettanto scientifico, secondo Lévi-Strauss, che la scienza propriamente detta. Va oltre la registrazione degli eventi naturali e funziona su delle logiche che permettono di spiegare le società, le culture. Lévi-Strauss poi ha fatto un'analisi incredibile dei miti di diversi gruppi, arrivando proprio a correlare determinate opposizioni sul piano dell'espressione con determinate opposizioni sul piano del contenuto. Di qui il titolo della presentazione, il crudo e il cotto, che come alcuni di voi sapranno, Lévi-Strauss riporta all'opposizione tra natura e cultura. Che quando si parla di alimentazione è fondamentale, quindi abbiate ancora un po' di pazienza, poi arriviamo anche a qualcosa di più concreto, ma mi serve finire questa panoramica. Ancora con Popper, che avete sentito nominare anche ieri non a caso dal professor Volli, la scienza emerge dal mito, non lo sostituisce affatto. E addirittura Popper ci dice ci sono miti sia scientifici che religiosi. La differenza tra i miti scientifici e i miti religiosi non riguarda affatto il loro contenuto, ma riguarda il modo in cui sono recepiti dalle persone. I miti scientifici sono messi in discussione, i miti religiosi, secondo Popper, sono accettati dogmaticamente, quindi c'è un diverso approccio al testo e quindi una diversa interpretazione di questo testo. Popper ci dice ci sono tantissime teorie scientifiche che sono dei miti,
perché non possono essere provate, possono solo essere confutate. Qui vi ho riportato l'espressione inglese che funziona benissimo. In inglese si dice to prove and to disprove. Voi non potete provare tutte le leggi della chimica, della fisica, alcune possono essere dimostrate solo in negativo, quindi possono essere confutate. Secondo Popper, queste teorie rientrano nei miti. Non c'è un modo di verifica sperimentale a determinate leggi scientifiche. Quindi di fatto troviamo qui in atto, secondo lui, quegli stessi meccanismi che si trovano in altri discorsi che giustificano la genesi del mondo e altri aspetti che non possono essere verificati empiricamente. Quindi vedete, abbiamo avuto questo percorso per cui mito, verità nell'epoca classica, poi si attesta una sorta di morte del mito, per cui sono totalmente opposti il mito e la verità, e si torna in qualche modo ad un punto di congiunzione. Questo punto di congiunzione ha trovato poi l'espressione massima in alcuni autori, uno è Italo Calvino lo conoscerete tutti come letterato, ma insomma è stato un intellettuale che si è occupato di diversi aspetti, tra i quali proprio il mito. Si è molto concentrato sul mito, vi citerò a breve un'opera in cui ha provato anche a giocare con scienza e mito, in particolare Roland Barthes, che sicuramente conoscerete. Umberto Eco in realtà si è poco dedicato al mito, ma c'è un riferimento che mi sembrava interessante, che quindi vi citerò brevemente. Poi arriviamo a Marino Gnola, che è un antropologo, antropologo diciamo molto attento però ad aspetti semiotici, tant'è che insomma è stato nostro ospite all'ultimo convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, dove ci siamo occupati proprio di alimentazione, quindi lui lavora su temi misti, ha dedicato un bel libro che non a caso si intitola Miti d'oggi, forse vi risuonerà il titolo di un'opera di Barthes. E infine Peppino Ortoleva, che qualcuno forse conoscerà perché ha lavorato come docente presso questa, insomma professore ordinario presso questa università. Loro costruiscono un vero e proprio ponte, tra quello che era il mito classico e il pensiero moderno, tornando chiaramente a riflettere su scienza, conoscenza in relazione al mito. Vediamo brevemente di cosa si tratta. Calvino ha avuto davvero delle intuizioni molto significative in questo senso. Pensate che nel 1946, prima ancora che venissero tradotte opere di Lévi-Strauss e altri sul mito in italiano, prima ancora che lui venisse a contatto con quelle opere, inizia a invocare una gnoseologia del mito. Inizia a capire, insomma, che ci sono dei meccanismi che non tornano in questa opposizione tra mito e scienza. Lui si occupa soprattutto di mito e scienza. E poi gli interessa chiaramente molto sviluppare il rapporto tra mito e letteratura. In quest'opera, che non so se vediate bene, che sono le cosmocomiche, mette in opera quella che è un'intenzione che rende esplicita e che trovate in Lezioni americane, in cui dice: il mio intento era dimostrare come il discorso per immagini tipico del mito possa nascere da qualsiasi terreno, anche dal linguaggio più lontano da ogni immagine visuale, come quello della scienza d'oggi. Siamo qui molto vicini a Popper. Calvino ci sta dicendo la stessa cosa: anche il discorso scientifico può essere un discorso mitico. Tra l'altro vi consiglio la lettura di questo testo, che è spassosissimo, fa veramente molto ridere, e ci sono delle operazioni in cui effettivamente Calvino mette in discussione l'astronomia e altri aspetti che sono davvero molto, insomma, anche piacevoli da leggere. Vado velocemente, se avete domande interrompetemi senza problemi, vado velocemente per non appesantire troppo la lezione, perché spero di arrivare al caso di studio. Barthes ha dedicato un libro al mito, allo studio del mito dal punto di vista semiologico. Questo libro è Mythologie, lo trovate tradotto in italiano come Mito d'oggi.
Meet It Oggi, scusatemi, il jet lag si sente, in cui torna all'etimologia. È fantastico, trovate una serie di analisi di Meet It Oggi, quello che era il suo oggi ovviamente, e in chiusura trovate questo saggio fantastico sul mito oggi, in cui Barthes propone delle riflessioni su quello che è appunto il mito. E torna all'etimologia, ci dice: per mito bisogna intendere il linguaggio, la parola. Chiaramente traspone tutto questo in ambito semiologico, quindi adesso non ve lo anticipo ora, ma ci torneremo dopo. Intende un'operazione ben precisa per parola, Barthes, come credo sappiate, professor Suracce, non so se... Okay. Ci dice che chiaramente non è qualunque parola il mito. Al linguaggio occorrono delle particolari condizioni per diventare mito. Quello che però gli interessa è dire che il mito, per lui, essendo linguaggio, essendo parola, è un sistema di comunicazione, è un messaggio. Tra l'altro, a coloro che insomma, tra voi hanno letto un bel saggio di Barthes sull'alimentazione, che in italiano è stato tradotto come l'alimentazione contemporanea, in francese Pont psychosociologie de l'alimentation contemporaine, suonerà forse all'orecchio l'analogia che Barthes fa proprio tra cibo e sistema di comunicazione. E non a caso, nei miti d'oggi analizzati da Barthes, il cibo è ricorrente, dalla bistecca francese al vino e ad altri esempi. E quindi, se è un sistema di comunicazione, se è un messaggio, il mito non è un oggetto, non è un concetto, è un modo di significare, è una forma. Dentro questa forma ci può finire di tutto, secondo Barthes. Quindi l'essenziale è dare la giusta forma a qualcosa e diventa un mito. Tenete buona quest'idea, dopo vedremo come si fa. Ve l'ho detto prima, Eco non si è soffermato particolarmente sul mito, c'è però in Apocalittici Integrati una figura mitica molto interessante che è quella di Superman. Qui vi ho riportato la copertina dell'edizione spagnola perché è quella in cui Superman proprio ha un ruolo fondamentale. Superman viene descritto da Eco come l'eroe mitico per eccellenza. Cosa sapete di Superman? Chi è Superman? È un supereroe. Perché un supereroe? Che cos'è che lo caratterizza come supereroe? Ha dei superpoteri. Perché? Perché viene da un altro pianeta. Viene da un altro pianeta, ma vive dove? Sulla Terra. Sulla Terra. Vedete che c'è di nuovo congiunzione di un universo, chiamiamolo sacrale, comunque ultraterreno e terreno. È un supereroe, ha dei poteri straordinari, ma come vive normalmente Superman? Vive in inco? Esatto. Esatto, da sfigato, insomma, credo che sia una descrizione fantastica. È Clark Kent, è timido, introverso, ha paura a parlare, succube di Lois Lane, di cui è innamorato, ma che è innamorata di Superman, perché ovviamente in qualche modo è la sua controparte a tutto quello che lui non ha. Ecco, fa riferimento proprio a questa tensione tra gli opposti, per chiarire come la questione del mito sia proprio il ponte tra una realtà altra, che però è realtà, e invece la realtà che sta sotto gli occhi di tutti. Vedete l'oscillazione tra il segreto e la menzogna, qui siamo molto più sul segreto. Quindi vedete, è davvero interessante provare a muoversi sul quadrato man mano che pensiamo a questi esempi. Passiamo in questa carrellata a Gnola. Vi ho riportato qui una citazione che mi sembrava interessante. Gnola ci dice: come ha detto Lévi-Strauss, non sono gli uomini a pensare i miti, ma i miti a pensarsi in noi e attraverso di noi. C'è una gentilità del mito. Non siamo tanto noi a pensare i miti, ma in qualche modo i miti che hanno un ruolo attivo, dando voce a quel lato oscuro della vita che altrimenti non arriverebbe a mostrarsi. Che cos'è Superman? Ecco, ci dice, Superman è l'incarnazione di ciò che l'uomo medio vorrebbe essere.
e nella sua congiunzione col mondo terreno c'è una possibilità, seppur utopica, che questo possa avverarsi. Non c'è un distacco completo, c'è una congiunzione. Tant'è che poi in realtà Superman non è invincibile, sapete che c'è un elemento che invece lo rende debole, che è la criptonite. Ecco perché la mitologia non è l'eclissi della ragione, ma piuttosto il suo controcanto. Lo sapeva bene Platone, che in uno dei suoi dialoghi più celebri, il Protagora, sostiene che una stessa verità si può dimostrare sia con un ragionamento sia con un racconto. In un caso la dimostrazione procede per concetti astratti, proporzioni numeriche, conseguenzialità logiche. Questo è il metodo scientifico, il ragionamento, giusto. Nel secondo, per metafore, immagini, emblemi, questo è il mito, il racconto. Secondo il grande filosofo, i due procedimenti hanno pari dignità conoscitiva. La differenza è che il mito è più piacevole, quindi pensate, se torniamo a Platone, addirittura siamo al fatto che hanno la stessa capacità conoscitiva, ma il mito è più piacevole. E del resto la scienza stessa, torna su una questione che abbiamo già visto, assume alcune volte un colorito mitologico, soprattutto laddove non sia possibile farne una dimostrazione sperimentale, torniamo a Popper, eccetera, eccetera. E lui cita poi l'esempio della teoria del Big Bang. Recentemente Peppino Ottoleva ha pubblicato un libro dal titolo Miti a bassa intensità, in cui torna proprio su questi punti. È interessantissima la definizione che Ottoleva dà di mito. Torna di nuovo sul fatto che il mito è un racconto, quindi una narrazione, che fa, sottolinea il ruolo attivo, esattamente come abbiamo appena visto in Gnola, fa da ponte tra il vissuto e il cosmo. Quello che è interessante, Ottoleva approfondisce questa idea di cosmo e ci dice che con cosmo, ovviamente non dobbiamo più fare riferimento a quello a cui faceva riferimento e fanno ancora riferimento gli studiosi di mito classico, ma dobbiamo piuttosto considerare l'insieme di entità, luoghi e mondi su cui non vi sono certezze, ma che circondano da ogni parte il nostro vivere. Se voi prendete questa definizione, il mito sta benissimo laddove venga utilizzato per spiegare, insomma, perché il sole tramonta e arriva la luna, oppure perché, lo vedremo, gli OGM funzionano in un modo e non in un altro. Quale che sia la forma che il cosmo assume, ci dice Ottoleva, quello che non è mai del tutto eliminabile nel mito è una dismisura tra un universo che è oggetto della nostra diretta esperienza e uno enigmatico. C'è una dismisura tra il giornalista sfigato e Superman, che può fare tutto e conquisterebbe ogni donna. Ok? Vado ancora avanti con Ottoleva, che ci dice: l'espansione del sapere tecnico-scientifico non solo non fa arretrare i miti già esistenti, ma addirittura da loro nuove vesti, e ne genera sempre di nuovi, di propri. Contrariamente alla convinzione diffusa, la scienza, la tecnica e il mito non si escludono a vicenda, ma si stanno dimostrando tanto più reciprocamente complementari quanto più la scienza ci propone una visione del mondo autorevole ma sempre meno comprensibile, e la tecnica stessa appare insieme onnipresente e misteriosa. Il loro sviluppo non sopprime ma cresce la domanda di narrazioni che ci fanno immaginare il futuro che si prepara. Tanto più la scienza è capace di entrare nel nostro DNA, di spiegare cose che non vediamo, tanto più in realtà diventano palesi i limiti che la scienza ha, e quindi si rende necessario il mito per completare quei buchi che la scienza lascia. Vedete, siamo agli opposti della morte del mito. L'operazione che poi fa Ottoleva è quella di costruire una vera e propria mappa dei miti a bassa intensità. Ottoleva si concentra molto sui mezzi di comunicazione di massa. Calcolate che questo libro l'ha scritto nell'arco di un decennio. Lui è un esperto di mezzi di comunicazione di massa, si è molto concentrato sulla televisione, sul cinema,
E poi arriva in chiusura effettivamente a chiedersi se non sia il caso di rivedere un po' la teoria che lui stesso ha presentato, visto che, insomma, la comunicazione è molto cambiata nel corso degli ultimi 10 anni. E quindi in particolare in relazione alla comunicazione digitale forse alcuni punti andrebbero rivisti. Quello che mi sembra particolarmente interessante all'interno della mappa che Ortoleva costruisce è l'enfasi che pone sulla figura del genio e sulla sua controparte. Quindi in questa mappa uno dei nuclei fondamentali che Ortoleva mette in evidenza è proprio quell'alone mitico che circonda la scienza, che ha da una parte il genio che riesce a fare scoperte incredibili e che però quasi sempre finisce a creare dei mostri. Cosa vi viene in mente? Esatto. C'è qui in realtà un motivo fondamentale della letteratura, in genere del pensiero, che è quello dell'uomo che va oltre le proprie possibilità, che sfida in qualche modo la divinità prima e ora le proprie capacità e quindi è destinato al fallimento e alla catastrofe. Pensate, se lo proiettate sul mondo in cui vivete, ad esempio alla modificazione genetica di alimenti, di individui e così via. Pensate ai dibattiti che ci sono ogni qualvolta la scienza presenta delle possibilità di intervento sulla vita o su alcuni aspetti che regolano la nostra vita. C'è sempre la questione dell'uomo che si vuole equiparare alla divinità, eccetera. Quello che ci interessa da un punto di vista semiotico è come lo analizziamo, quindi il mito che è cambiato così tante volte. Quali sono gli strumenti che abbiamo? Ora, di spiegazioni del mito ne sono state date tantissime. C'è una corrente che viene chiamata evemeristica, che riporta il mito a ciò che è realmente accaduto, quindi già in passato. Proprio Evemero aveva attestato che il mito andasse in qualche modo spiegato in relazione a degli eventi storicamente realmente accaduti. È stata chiaramente un'operazione molto presto scartata, perché soprattutto nel mito classico, non so se qualcuno di voi abbia mai letto insomma delle opere di Lévi-Strauss su questo. Lévi-Strauss invece propone un'analisi strutturale in cui ci fa capire che addirittura un mito da solo non significa nulla, l'unico modo per comprendere i miti è metterli in relazione l'uno con l'altro e quindi possiamo sperare, ricostruendo questa rete, di capire in che modo determinate opposizioni tra significanti si legano a determinate opposizioni sul piano del contenuto o del significato. C'è poi tutta una discussione fatta da Schelling, insomma non è quello che mi interessa qui, quello che mi interessa qui è andare al cuore dell'operazione semiologica, e la chiamo così perché Barth è il nostro autore di riferimento. Possiamo fare per analizzare il mito? Dicevamo prima, il mito è linguaggio, parola in un senso semiotico, è un sistema di comunicazione e un atto di significazione, ci dice Barth. Barth definisce il mito un metalinguaggio. Avete fatto connotazione? Ok, quindi forse questo schema lo riconoscerete o dovreste riconoscerlo, insomma, diciamo. Barth ci dice in che cosa consiste, vado brevemente, se invece avete dubbi o non ricordate, ditemelo. In che cosa consiste il mito? Consiste nel prendere un segno composto da un significante e un significato e trasformarlo nel significante di un ulteriore segno a cui attribuiamo il significato che ci interessa attribuire. Quindi è un metalinguaggio che ci permette di proiettare un significato su un segno particolare. Lega tutto questo all'ideologia, in particolare poi all'ideologia borghese. L'opera di Barth è una vera e propria critica all'ideologia borghese. Quindi noi abbiamo appunto un linguaggio oggetto, che è quello da cui prendiamo quel primo segno, a cui associamo un altro, che trasformiamo nel significante di un altro segno, che veicola il significato che ci interessa veicolare. Io ho un segno particolare, vabbè, non ve lo faccio adesso l'esempio, proviamo a farlo dopo, ok? Se no diciamo che anticipo delle cose.
Questo è interessantissimo. Il mito è un sistema semiologico. È un sistema semiologico secondo, ci dice lui. La cosa interessante è che per poter fare questa operazione, ci dice Barthes, noi dobbiamo svuotare in qualche modo il primo segno. Lo dobbiamo privare di qualcosa, lo dobbiamo rendere meno importante, perché ciò che deve essere importante deve essere poi il segno finale. Quindi questo primo segno deve essere abbastanza debole, se non lo è, lo dobbiamo indebolire. Lo dobbiamo indebolire e interviene poi un processo di naturalizzazione che fa in modo che il mito sia capace di trasformare la storia in natura, perché poi ciò che viene percepito come naturale è questo segno finale. Del primo non rimane più traccia, ci dice Barthes. È questo che è interessantissimo nel mito. Cancella in qualche modo un livello di significazione. Non del tutto, ma lo cancella. Quindi lui ci dice: la causa che fa proferire la parola mitica è perfettamente esplicita, ma è immediatamente bloccata in una natura. Non viene letta come movente, scusatemi, ma come ragione. Ecco perché il mito è vissuto come una parola innocente. Altri direbbero come verità. E qui la scienza vi dice, attenzione che non è una verità, è una menzogna che noi vi aiutiamo a svelare per tornare alla verità. Lui poi divide tre approcci al mito, adesso non entro nei dettagli perché abbiamo davvero poco tempo. La cosa interessante è che chiaramente, in quanto studiosi dei processi di significazione, noi come ci dobbiamo porre rispetto al mito? Ci dobbiamo porre come la figura che lui chiama mitologo, dobbiamo cercare di decifrare questo mito. Dobbiamo renderci conto della deformazione che questo sistema semiologico secondo mette in atto. Dobbiamo cercare di ricostruire il primo segno a partire dal secondo, anche se questo secondo cerca di, insomma, naturalizzare il processo e nascondere quindi questa deformazione. Poi arriviamo agli esempi, così vediamo di capire come tutto questo avviene. Ortoleva più o meno ripropone questo modello, chiaramente non si pone in un'ottica semiotica, semiologica, chiamatela come volete, perché non è suo interesse. Quello che fa però è approfondire un punto particolare del pensiero di Barthes, che è questo sulla nebulosa del mito. È una metafora che anticipa Barthes proprio facendo riferimento al concetto del mito. Ci dice che la nebulosa del mito è un insieme certamente riconoscibile, ma frastagliato e dai confini non ben definiti e instabili. È un'idea che abbiamo in qualche modo già in Lévi-Strauss, che però va avanti nell'ardua operazione di dire: io comunque il senso provo a trovarcelo. Ecco, Ortoleva in qualche modo è contrario a questo modo di fissare il mito e di dire: ok, nella struttura c'è un senso compiuto. Secondo Ortoleva è pressoché impossibile cogliere il senso del mito. E quello che è possibile fare è studiare dei frammenti di mito e comprendere il significato di quei frammenti. Però attenzione che pure quei frammenti, anche in virtù, a causa delle caratteristiche della comunicazione odierna, sono sempre più difficili e meno compiuti da decifrare e meno compiuti anche, insomma, nella loro unità. Ecco perché parla di magma, di un continuo ribollire del mito. E ci dice: separare totalmente i miti dal magma, pretendere di interpretare una cultura a partire solo dalle singole storie, che attenzione è quello che fa Barthes, e questo Ortoleva glielo rimprovera, più o meno inserite in un'ordinata mitologia, può sembrare un'esigenza conoscitiva razionale ed essenziale, ma perde di vista quell'origine e quell'ambiente. E anche il senso stesso di ogni mito essere magmatico, a mutare con i diversi contesti in cui man mano si inserisce, con ogni rinarrazione che ne viene fatta. Quindi lui ci dice: è necessario analizzare il mito come racconto, ma anche come magma, perché la sua incompiutezza in qualche modo parte del suo senso,
e quindi non bisogna mai perdere di vista il contesto. Effettivamente le analisi di Barthes sono molto interessanti, ma sono anche molto puntuali. Diciamo che quello che più è rimasto delle mitologie, dei miti d'oggi di Barthes è quel saggio finale, che è davvero interessante ai nostri fini. Peraltro quella stessa opera non è considerata come un'opera veramente semiotica di Barthes, proprio per questo motivo, perché c'è molta critica dell'ideologia borghese, cioè, però manca questa analisi contestuale, sono tante brevi analisi puntuali che non rendono conto, quindi effettivamente vi ho citato tutto quello che vi ho citato dal saggio che chiude l'opera. Presentato questo contesto, andiamo al cuore della questione. Come si lega tutto questo, da una parte, a oralità e scrittura, che abbiamo visto sin dall'inizio, insomma, la definizione del dizionario ci presentava come due delle opzioni del mito, e quindi alla questione dell'autorialità, e se c'è, andiamola a vedere come funziona, dell'anonimia del mito. Sempre Siganò, in un altro testo, ci dice che l'opposizione di base del mito è quello che lo contrappone alla scrittura. Il mito è orale. Voi sapete, la cultura umana è stata innanzitutto orale, fino all'invenzione della scrittura. Ci sono poi state ulteriori invenzioni che hanno modificato a loro volta il modo in cui comunichiamo. Le prime civiltà però erano esclusivamente orali. Quindi mito e scrittura sono incompatibili sotto ogni punto di vista, secondo Siganò. Il mito, proprio per questo, è una creazione collettiva, orale, recitata secondo condizioni particolari, mentre invece la scrittura è un tipo di espressione che non è originaria, perché c'è stata prima l'oralità, rimanda all'individuo e non alla collettività, sia sul versante della creazione che del consumo del racconto, e ha un carattere profano, tutto opposto al mito che è orale, collettivo, sacro. Ricorderete, non so se voi abbiate seguito anche i primissimi incontri sul senso, forse no, nell'interessante introduzione del professor Leone si sottolineava proprio come però in realtà l'oralità renda difficile l'anonimia, perché chi vi parla è davanti a voi, quindi voi state immediatamente legando l'enunciato all'enunciatore. C'è un po' di, insomma, c'è qualcosa che non torna. Andiamo avanti e poi vediamo. Stessa cosa in Goody, l'oralità è il medium proprio del mito. Tutta la tradizione classica degli studi sul mito ci dice il mito è orale. Quando interviene la scrittura si arriva alla morte del mito, eccetera, eccetera. Quindi lo rileghiamo a tutto quello che abbiamo visto prima. Allo stesso modo McLuhan, riprendendo Ong, in realtà ci propone questa medesima idea. Il mito è caratteristico di forme di comunicazione fredda, interattiva e instabile, tipiche dell'oralità, in opposizione alla scrittura, che invece è appunto caratterizzata dai caratteri opposti. Nel passaggio alla scrittura, il mito, seppur non totalmente soppresso, viene trasposto in una logica che non è quella originaria. Questo è interessantissimo perché, essendo definito collettivo, un'opera collettiva, il mito è sempre stato definito come senza autore. Ieri il professor Volli vi citava il caso della questione omerica, se non sbaglio ne aveva parlato anche Gabriele Marino, forse. È interessantissimo, noi sappiamo che Omero, oggi sappiamo che Omero ha scritto, ha riportato, insomma, quelli che vengono considerati dei miti. C'è tutto un gruppo di studiosi che in realtà sostiene che Omero non sia mai esistito, che si tratti in realtà di un'opera collettiva. Quello che è importante è che c'è accordo sul fatto che si tratti di un'opera che è stata tramandata prima oralmente. Ieri il professor Volli parlava di pubblicazione orale, non so se ve lo ricordate.
Come lo si capisce? Lo si capisce andando ad analizzare il testo, capendo che ci sono delle formule specifiche che sono ricorrenti. In particolare vi rimando a un'opera bellissima di Hong, Oralità e scrittura, in cui si chiarisce proprio il modo in cui la cultura e i testi venivano tramandati nelle società orali e poi invece cosa cambia con l'avvento della scrittura. Ecco, il testo, i testi omerici ci dicono chiaramente che sia esistito realmente un Omero, che sia da riportare a diversi autori, eccetera, eccetera, quello che è importante è che non si tratta di un'opera che risale veramente a una persona, all'enunciatore Omero, si tratta di qualcosa che si è tramandato nel tempo senza autore finché non è stato formalizzato da un autore. E la storia è piena di casi simili. C'è qui un vero e proprio paradosso dell'oralità, ve lo dicevo prima, che è intrinsecamente quindi legata al mito. Il mito è una creazione collettiva, orale, recitata secondo delle condizioni particolari. Eppure il suo autore empirico, pur essendo immediatamente evidente e riconoscibile, è qui ridotto a un semplice esecutore del mito. Forse vi risuoneranno quelle parole per cui secondo Levi-Strauss non sono gli uomini a fare i miti, ma in qualche modo i miti a farsi negli uomini. Questo è interessantissimo. C'è una sorta di agentività, se vogliamo, del discorso mitico che fa in modo che chi narra il mito sia semplicemente un esecutore di quel racconto. È lì, è davanti a noi, ma la sua identità in qualche modo non interferisce con il testo. Altro punto che ha toccato ieri sempre il professor Volli. Quindi storicamente si è molto insistito sull'importanza del rito, quindi sulla dimensione illocutiva e talvolta anche perlocutiva della recitazione del mito dallo sciamano che riesce a fare determinate cose, eccetera. E sin dai tempi antichi è noto che il raccontare oralmente intervenga sul testo. Pensate che Aristotele ha detto: tutti quando raccontano amano aggiungere al racconto qualcosa di loro propria invenzione, persuasi con ciò di riuscire più dilettevoli a chi ascolta. Eppure questo non è importante. Persiste comunque questa idea di assenza di autore nel mito. Il mito è senza autore. Questo è interessantissimo, interessantissimo, perché trattandosi di un racconto orale, in realtà l'enunciatore ce l'abbiamo davanti, ma non è percepito come l'autore del mito. Cosa succede rispetto, insomma, all'ambito più specifico dei miti d'oggi? Roland Barthes ci dice che la parola mitica è un messaggio, quindi può essere tutt'altro che orale. Questo è un punto molto interessante dell'analisi bartesiana. Può essere costituita da scrittura o da rappresentazioni verbali, visive, di qualunque tipo. I supporti della parola mitica quindi possono cambiare. Quello che ci dice Barthes è che non è l'oggetto o la materia a definire il mito. Il mito è una forma, quindi è indipendente dalla sua materia, ed ecco perché può avere diversi supporti mitici. Siamo contro l'idea che il mito debba essere per forza orale. La stessa idea la ritroviamo in Ortoleva. Ortoleva approfondisce molto la questione dell'oralità versus scrittura. Ci dice che non sono radicalmente opposte ed escludenti, come si pensa. Vi ho riportato qui una citazione, dice: ci sono civiltà orali senza scrittura, ma mai civiltà scritte senza oralità. Questo è interessantissimo, poi si arriva addirittura alla cosiddetta oralità secondaria, e, insomma, una serie di questioni che non posso trattare qui. E quindi l'avvento della scrittura, ci dice, non sostituisce l'oralità, ma stabilisce con essa un rapporto di convivenza, fatto sì di conflitti, ma anche di complementarietà e divisione dei compiti. Quindi non c'è una sostituzione definitiva, ma una sorta di avvicendamento ciclico, per cui saremmo oggi di fronte addirittura a una tendenza verso un ritorno alla miticità, cosa che ci dice, visto che scrive un'opera sui miti, ovviamente, legato alla rapidità dell'elettrificazione e al prevalere nei media elettronici di scambi affini appunto a quelli orali.
riporta questo, insomma, lo avrete sentito dire tante volte, quello che succede nei social media è che c'è una sorta di ritorno all'oralità. È vero che scriviamo, ma le regole della comunicazione, la struttura dei testi, una serie di questioni in realtà mettono in evidenza proprio il ponte che unisce quel tipo di scrittura all'oralità. E su questo torneremo. Quindi non basta comparare oralità e scrittura per comprendere il mito, secondo Ortoleva, occorre ragionare sulla genesi di questi media, cioè sui processi di apprendimento che presuppongono. Secondo Ortoleva la scrittura si caratterizza perché è lineare, sequenziale e discreta. L'oralità invece è ambientale, continua e per adattamento. In base a questa distinzione Ortoleva ci dice: definiamo il mito. Il mito è ambientale perché deve la sua forza all'essere costantemente inserito in un ambiente particolare e in questo ambiente viene riraccontato da più persone e in più modi, senza che si ricordi la prima fonte da cui lo si è appreso. Lo vedremo, l'identità in certi casi è ben manifesta, si perde però, non è la cosa importante. Di nuovo questa idea di agentività del testo. Il mito è relazionale perché è legato alla condivisione. Condivisione rituale del passato oppure la condivisione di consumo che lui attribuisce ai miti a bassa intensità. Ortoleva, non mi sono soffermata prima perché devo andare un po' di fretta, ma Ortoleva contrappone i miti ad alta intensità, che sono i miti classici, ai miti a bassa intensità, che sono secondo lui quelli odierni. Si differenziano da quelli ad alta intensità per una serie di caratteristiche: non sono più inseriti in un mondo sacrale, ma in un mondo profano, che è quello della vita quotidiana, non sono più legati a una ritualità formalizzata, grammaticalizzata, potremmo dire, ma sono legati a un consumo libero, tant'è che in realtà Ortoleva riporta la nascita del mito moderno, del mito a bassa intensità, alla cosiddetta industria culturale e ancor prima alla rivoluzione industriale e al fatto che non vi fosse più l'alternanza tra tempo del lavoro e tempo festivo, che era il tempo destinato al mito e al rito tramite il quale veniva celebrato il mito, ma la nascita del tempo del loisir, del tempo libero, in cui si innestano i media, che sono appunto quei canali tramite cui il mito si diffonde. Quindi il mito è legato a un modello di discorso continuo, anche quando passa dalla scrittura, c'è una continuità che non si può abolire, lo ricordate, un magma, se cancelliamo quello gli togliamo il senso. E si basa su un'idea di bricolage, non so se l'abbiate considerata, ma su un continuo rimescolamento di elementi che sono proprio quello che danno il senso, soprattutto in quella che lui arriva a chiamare la para-oralità contemporanea. Quindi questa forma di oralità legata così fortemente alla scrittura, in particolare nei media digitali, lui la chiama para-oralità secondaria. Altri studiosi, vi cito per esempio Ferraris, altro nome forse noto da alcuni di voi, un filosofo che lavora presso questa università, preferisce parlare di scrittura secondaria in opposizione all'idea di oralità secondaria introdotta da Hong. Non ci soffermiamo su questo, credo funzioni molto bene questa idea di para-oralità secondaria che ci fa comunque capire che appunto la scrittura gioca un ruolo fondamentale, ma non è pensabile se non in rapporto all'oralità che porta con sé. La cosa interessante è che con tutto questo si perde in qualche modo il confine tra chi enuncia il mito e chi lo ascolta. Aumenta quel carattere di creazione collettiva, tutti sono coautori del mito. E proviamo a vedere come funziona proprio in relazione ai miti alimentari, quindi ai miti d'oggi. Tenete a mente tutto quello che vi ho detto un po' di corsa. Proviamo a concentrarci sul caso degli OGM. Cosa sono gli OGM? L'OGM è definito come un organismo diverso da un essere umano il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e o la ricombinazione genetica naturale.
Questa è una definizione che ho preso da una direttiva, quindi è un testo legislativo che sanziona, disciplina la definizione di OGM ed è su questa che si basano le varie legislazioni europee. Voi sapete che c'è, insomma, in Italia non è possibile nemmeno fare ricerca sugli OGM, non si possono vendere, non sono in commercio, quindi in qualche modo sono esclusi dal consumo gli OGM. Ci sono altri stati, come gli Stati Uniti, in cui invece è libero il commercio degli OGM. Seppure stiano sorgendo una serie di movimenti contro gli OGM che sono sempre più visibili, pensate che addirittura adesso nelle labels, nelle etichette, sta diventando quasi obbligatorio inserire l'indicazione della presenza di OGM in alcuni alimenti negli Stati Uniti, non per un decreto legislativo, ma per un'operazione bottom-up nata dal Vermont, che ha portato poi alla diffusione di questa prassi, perché poi chiaramente, ovviamente, i consumatori hanno una certa voce in capitolo. Quindi si sta imponendo un'attenzione maggiore su queste tematiche, ma in un modo completamente diverso, non con una direttiva che dice questa cosa e che sancisce che cosa lo è, che cosa non lo è, eccetera. Ci sono altri casi ancora, come il Canada, in cui gli alimenti non vengono definiti in base al modo in cui sono prodotti, ma a prescindere dal fatto che siano OGM o meno, viene testato un determinato alimento e quindi passa da quella che è la categoria novel food a un alimento che può essere liberamente messo in commercio. Quindi vedete che poi chiaramente c'è anche una variabilità legislativa molto ampia. La cosa che mi interessa in questa definizione è l'ambiguità di fondo. È una definizione basata sull'idea di natura, che è un'idea fortemente ambigua. Che cosa vuol dire produrre qualcosa in modo diverso da quanto avviene in natura? Ogni tanto trovate online quei post che dicono com'erano le carote 300 anni fa, com'era la melanzana 1000 anni fa, e vedete una cosa che non solo è molto brutta, ma sarebbe immangiabile, perché di fatto quello che mangiamo oggi, praticamente tutto quello che mangiamo oggi, è il frutto di operazioni culturali dell'uomo su quella che è la natura. Qui torniamo alla distinzione tra natura e cultura, prendete anche solo la definizione levistrossiana: se avete l'intervento dell'uomo, passate progressivamente dalla natura alla cultura. Ed effettivamente c'è molto caos su che cosa sia da considerarsi una pratica naturale e che cosa invece non lo sia, per cui ci sono molti casi ibridi, vi dicevo prima appunto OGM banditi, eppure la pasta che mangiate, la maggior parte della pasta in commercio è fatta con un grano che si chiama grano greso, che è il risultato dell'irradiazione, quindi hanno irradiato una cultura particolare e da quello, per modificazione ovviamente del codice genetico di quella semenza, poi sono arrivati a produrre il grano che consumiamo tutti i giorni. Quello non è considerato OGM e quindi è in commercio. Vedete, quindi davvero è molto ambiguo. Tra l'altro rientriamo qui in quello che secondo me è davvero un nucleo trasversale alla nebulosa dei miti d'oggi, che è proprio questo mito della natura. Si nasce naturalmente, c'è un'enfasi sul nascere naturalmente che è davvero sbalorditivo, per cui sono quasi stigmatizzate le donne che non possono far nascere naturalmente un figlio, perlomeno quelle che decidono di non volerlo farlo nascere naturalmente. Si muore naturalmente, c'è un commercio incredibile, questo è un fenomeno secondo me molto interessante, di urne biodegradabili che permettono, insomma, ai resti che rimangono della persona cremata di rivivere in pianta. Questa è una cosa che è stata fatta con Luke Perry, se non ricordo male, recentemente, secondo sua volontà è stato inserito dentro un'urna di questo tipo per insomma alimentare dei funghi che a loro volta sono importantissimi per l'ecosistema. Quindi si muore, ed è importante morire naturalmente, altro caso recente, quindi che non ci sia l'intervento dell'uomo nella morte, ma che la morte debba sopraggiungere naturalmente.
In cosmesi si parla tantissimo di natura, nella cura del corpo, eccetera. Quindi è davvero, secondo me, uno dei miti su cui occorre concentrarsi molto, perché è trasversale a questa nebulosa di miti di cui ci parlano Barthes e Portoleva. Questo ha portato alla nascita di una vera e propria mitologia degli OGM, che si innesta su quel mito e antimito della scienza che richiamavo prima, quella visione distopica del genio che va così tanto oltre quello che dovrebbe fare che arriva alla catastrofe, che arriva a sostituirsi a Dio nella creazione e quindi, ok, grazie, e quindi chiaramente a creare dei problemi incredibili. OGM colpevoli di tumori, eccetera, eccetera. Attenzione, tutto questo in riferimento a degli alimenti che in realtà a livello scientifico, nei casi in cui è stato possibile, sono stati dichiarati per lo più non problematici per la salute. Quindi vedete che è interessante, la scienza ci dice una cosa, la mitologia ce ne dice un'altra. La cosa interessante poi dal punto di vista semiotico è che possiamo considerare la scienza, come abbiamo visto, un altro discorso mitologico e quindi andare ad analizzare come i due discorsi mitologici si costruiscono e cosa gli effetti di senso che producono. Proviamo ad aprire questa pagina Facebook, è la pagina Facebook di un'associazione, di un progetto che si chiama Known NGO Project. Ve l'ho presa da un caso riferito agli Stati Uniti perché lì è dove sono liberamente commercializzati e quindi mi sembrava ancora più significativo. Volevo leggervi la definizione. The Non-GMO Project is a non-profit organization committed to preserving and building sources of non-GMO products, educating consumers and providing verified non-GMO choices. Quindi loro vi dicono, noi vi diamo educazione su che cosa sono e non sono gli OGM, vi spieghiamo quali sono i problemi e vi diciamo anche che cosa dovete comprare e che cosa non dovete comprare. Si pongono come un'associazione a tutela tanto dei consumatori quanto di chi vende. Qui c'era un post relativo al fatto che la Danimarca volesse indebolire, is going to weaken their once strong stance against GMOs and allow in new techniques, come una nuova tecnica per la produzione genetica degli alimenti. Quindi la Danimarca, che era un punto forte del cibo biologico del no OGM, sta pensando di introdurre una legge che invece permette di sperimentare, quindi sono allarmati. La cosa interessante, se ci vogliamo occupare di come il discorso mitico viene costruito, è andare a vedere chiaramente i commenti a questo, quel continuo riraccontare che abbiamo visto essere così importante. Vado velocemente perché questo insomma è un po' a lato, ci sono delle isotopie tematiche ricorrenti, le potete facilmente immaginare, secondo me sono gli interessi economici, conflitti di interessi, quanto è stata pagata la Danimarca per passare al lato scuro, questo è il tipo di messaggio che trovate in questi termini, adesso non so se riuscite a leggere, forse sì, quindi non ve li leggo uno per uno perché non ne abbiamo il tempo. L'opposizione al biologico, alla natura, era uno davvero dei punti di riferimento per quello e sta andando al lato opposto. E lo ricordate, c'è già nella definizione questa contrapposizione alla natura. Guardateli qui, i Frankenfoods. Spessissimo trovate questa denominazione. Oppure trovate delle formule simili. Però vedete qua in fondo, no to Frankenfoods. Quindi il divieto a questi Frankenfoods. Lo vedete qui, il mito distopico di cui abbiamo parlato prima. Zombie food. È un'altra tipica espressione. C'è l'idea poi molto interessante, ci sono delle voci che provano a dire ah, finalmente la Danimarca sta facendo una cosa giusta perché secondo gli scienziati gli OGM non sono pericolosi, eccetera eccetera. Su questo c'è molta discordia, quindi non voglio che usciate di qua pensando che facciano bene, facciano male. Il mio obiettivo, tra l'altro, non è assolutamente dire quello. Il mio obiettivo da studiosa dei processi di significazione è dire non c'è ancora certezza su alcuni punti,
su altri è stata raggiunta, eppure nell'immaginario collettivo continua a persistere un certo tipo di mitologia. E quindi la analizzo per capire come funziona e poi analizzo anche il discorso mitico, se vogliamo, della scienza per capire come si contrappone a questo tipo di comunicazione. Qui è il mito a porsi come rivelatore di nuovo, quindi torniamo a quella che è l'idea classica, tant'è che alle persone che provano a dire ah io sono d'accordo, viene detto svegliati pecora, esci fuori dal gregge. Quindi c'è l'idea che chi aderisce insomma a quella che è l'informazione ufficiale, istituzionale, faccia parte di un gregge e quindi insomma pur non avendo barricate comunque segua quello che è il tragitto prestabilito. Quello che ci interessa dal punto di vista dell'enunciazione proprio è notare questo processo di appropriazione e di rinarrazione in cui l'autorialità scompare. Messaggio molto ricorrente: ho appena letto un articolo in un magazine in cui uno scienziato diceva. Non abbiamo la men che minima fonte citata. Quando vi ricordo che Facebook, ad esempio, rende molto semplice il meccanismo. Voi mettete un link e vi compare automaticamente il testo che state citando. Ed è lì disponibile per tutti. Non importa, questo vi ricorda anche quello che diceva ieri il professor Volli, al modo in cui viene recepita la verità di un messaggio. Quello che importa è davvero dialogare. Lo vedete qui per questioni etiche, io sono obbligata a nascondere l'identità delle persone di cui analizzo i commenti. Si tratta di pagine pubbliche, commenti pubblici, non posso considerare gruppi privati, è una questione proprio di base stabilita dall'Unione Europea che devo rispettare. Vi ho creato un sistema di colori per permettervi di capire chi richiama chi, insomma darvi un minimo di idea. Ciò che importa è la relazione, tant'è che lo stesso medium a darvi i dispositivi per la relazione. Quando voi rispondete a qualcuno, in automatico taggate quella persona. C'è addirittura qualcuno che si prende la briga di nascondere queste tracce. Lo vedete? Terzo commento, insomma, secondo commento secondario, qualcuno che decide di cancellare il nome della persona a cui sta rispondendo e quindi di cancellare ulteriormente questa traccia. È un riracconto, ma lo abbiamo detto, la fonte non importa, l'importante è parlare, l'importante è riraccontare. E qui mi sembra molto interessante l'idea di puzzle proposta da Ortoleva come metafora di questa nebulosa dei miti a bassa intensità, puzzle che rimanda alla doppia idea di enigma, di qualcosa che non si riesce a decifrare bene, ma insieme anche come un continuo mettere pezzi, questa opera in qualche modo collettiva e collaborativa che è però di un puzzle incessante. Andiamo velocemente, la cosa interessante è qui, se voi adesso non abbiamo il tempo, la mia intenzione era di leggere bene tutti i messaggi e approfondirli, la cosa interessante è che anche se li leggete, io vi ho oscurato per questioni di esigenze legate alla ricerca, le foto e i nomi, tutto regge benissimo anche così. A voi l'unica cosa che serve qui sono quei rimandi colorati per capire chi si rivolge a chi, ma nemmeno tanto, potete togliere anche quelli. In un primo tentativo li avevo tolti e reggeva tutto benissimo. Di nuovo, avete chiaramente, quando andate voi a vedere quella pagina Facebook, la foto della persona, che poi insomma Elsa Soro vi ha fatto vedere come possa essere facilmente manipolabile, delegata, e il nome, che invece diventa sempre meno modificabile, per chi usava Facebook agli esordi, ricorderete che era possibile, forse ricorderete, probabilmente no, perché siete molto giovani, ma era possibile inserire un nickname di qualunque tipo, adesso diventa molto più difficile. Ci sono sempre più forme di autenticazione e identificazione di cui ha parlato proprio Federico Biggio nel suo intervento, che quindi trasformano quel rimando indicale di cui parlava il professor Leone in qualcosa di sempre più verificato e importante. Eppure tutto regge, voi non avete bisogno veramente di sapere il nome di quelle persone, non avete bisogno di vedere il volto di quelle persone, non avete bisogno di un autore qui,
ritorna quell'idea che abbiamo visto prima. È il testo quello che importa in qualche modo, non aggiunge nulla. Qui tra l'altro torniamo alle questioni invece del nome sollevate dal professor Surace. Strategia opposta è quella del discorso scientifico, laddove interviene qualcuno che punta a smitizzare questo, quello che viene proposto, c'è la strategia opposta. Si cita la fonte e in generale si utilizza quella che, su questo chiudo così poi insomma andiamo di là, è una funzione rappresentazionale del linguaggio. Questa è un'opposizione introdotta da Flosch, ve la spiego brevemente. Flosch ci dice che il linguaggio può avere funzioni diverse, può avere una funzione rappresentazionale ed è quando cerca di imitare la realtà, quando cerca di riportare i fatti senza aggiungere molto, tutta una serie di questioni da considerare rispetto a questo, ma ignoriamole per il momento. C'è invece una funzione costruttiva del linguaggio, e se alla prima fa corrispondere quella che è la pubblicità referenziale, ma che più in generale possiamo chiamare strategia referenziale, questa, pensate un po', la chiama proprio mitica. La chiama mitica e ci dice una cosa interessantissima. Ci dice in questo caso che il linguaggio lavora qui per bricolage. Lavora per innestare un tassello sull'altro, facendo in modo che l'enunciatore non sia mai palese, ma in qualche modo sempre nascosto, sempre implicito nel testo che si presenta, che quindi in realtà è un po' l'autore di se stesso. Poi c'è tutta una questione legata all'ironia, però questo è molto significativo. Significativo, pensate, perché addirittura viene delegato questo messaggio a emoticon, che servono a esprimere uno stato d'animo a cui non si aggiunge nient'altro, e a meme di vario tipo in cui si richiamano altri testi, eccetera, eccetera, desemantizzandoli, risemantizzandoli, ma vedete, uscendo totalmente fuori dal contesto. Quindi, la cosa significativa, cosa ci dice questo? A mio avviso ci dice che, pur in assenza di anonimia, qui che cosa troviamo? Troviamo anonimato. Se per anonimia intendiamo quelle pratiche che puntano a cancellare quel rapporto indicale tra l'autore di un testo e quel testo, qui non lo abbiamo. L'ho fatto io perché sono obbligata a farlo, ma assolutamente, se andate a vedere la pagina Facebook, voi trovate nomi, cognomi, chiaramente con tutte le questioni poi legate all'autenticazione, eccetera, eccetera, però li trovate. Eppure non sono pertinenti. Non entrano nel processo di interpretazione di questi testi. Questo secondo me è un caso un po' analogo ad esempio a quello del martirologio romano di cui ha parlato Marino. La cosa che mi sembra interessante è che qui l'attenzione non va tanto sul testo come in quel caso, ma sull'intertestualità, tant'è che se poi andate a riprendere tutto quel filone che vi parla di post verità, tema attualissimo oggi. Qualcuno ha parlato di half-believing. La cosa interessante è che ciò che si dice in relazione ai social media è che non è tanto importante lo statuto di verità dei messaggi che circolano sui social media, quanto la relazione che viene a stabilirsi tra le persone. E alcuni hanno spiegato proprio il dilagare delle fake news in base a questo meccanismo. Sono in grado di diffondersi a macchia d'olio proprio perché non è tanto il loro statuto di verità che quindi porta ad esempio le persone a verificarle, eccetera, eccetera, quanto la relazione che si stabilisce. Ci sono poi le camere dell'eco, tutta una serie di fenomeni molto, molto interessanti che qui non possiamo considerare. E quindi mi sembra che, insomma, esattamente come avevamo un paradosso dell'oralità nel mito classico, qui abbiamo un paradosso della para-oralità, dove addirittura pensate che tramite questa scrittura legata alla paraoralità i nomi rimangono lì. Se l'enunciatore del mito classico si poteva a un certo punto dimenticare perché andava il mito veniva costantemente riraccontato, qui rimangono tracce, eppure non entrano nei processi di significazione presupposte dal discorso mitico, e anzi si fa il più possibile per cancellarle, quelle tracce. Questo è molto significativo. E quindi mi sembra che questo, insomma,
porti a particolari processi di generazione, forse anche degenerazione del senso. E vi lascio con questo, che è un interessante confronto tra un uovo biologico e un uovo OGM, dove in realtà l'uovo OGM non è che un uovo troppo cotto. E vi invito a cercare l'immagine online per vedere gli interessanti messaggi degeneranti che sono stati prodotti rispetto a questa immagine. E vi ringrazio per l'attenzione.